Letizia, sì. Che bello, prima volta a Sundance? Sì, è la prima volta. È geniale qua, bellissimo. Vado in montagna, vai. C'è gente che fa lo ski, perfetto. Infatti. Vai a sciare? Io lo faccio a Natale, vabbè. Ma non ti viene voglia di andare certo, a sciare? Certo, mi piacerebbe, certo che mi piacerebbe. Ma non hai tempo? No, non ho tempo. Parliamo di questo film, Arbitrage. Complimenti sul tuo ruolo. Grazie. È un ruolo molto importante, anche se piccolo, ma... Sì, molto piccolo, è stato un po' difficile perché è sempre difficile con un ruolo così, diciamo, concentrato di mettere la verità e l'emozione, ma ho detto ok, trovo che va bene, un personaggio interessante comunque perché è quello che è più vero del film, che è più onesto, e non dico la storia che cosa si passa, ma no, ma è stato interessante. Senti, come quanto ti identifichi con questo personaggio? Non l'artista, è... no? Ma no, diciamo che ho incontrato di gente così, di donne che è molto indipendente, molto sociabile, e anche certo che usiamo delle cose personali, e per me è stato l'amore, diciamo che l'amore per una donna che crede questa cosa come un uomo, che aspetta l'uomo, che lui cambia, che lui si fa vedere il suo anima, è rarissimo, ma le donne credono a questa cosa, ma questo carattere che fa Richard Gere, lei capisce che lui non cambierà mai, e alla fine questa storia non si fa, ma no, è stato interessante di parlare dell'amore, diciamo, che tu aspetta, ma la persona non ti dà in ritorno. Esatto. E com'è stato lavorare con Richard Gere? È un attore che dà molto? Sì, è Richard Gere, in senso che è lui un attore generoso, molto... una persona che lavora tanto, che cerca tanto, è stato molto interessante lavorare. E adesso progetti? Adesso c'è due film, una commedia in Francia con Yvan Attal, che ha fatto il registro, e François Cluzet, e anche fatto un film su la storia vera del banker Stern, Edouard Stern, che è un personaggio, io ho fatto anche la maîtresse, ma un personaggio molto perverso, manipolativo, molto interessante. Anche ancora un'altra cosa. Quindi ormai la tua carriera è decisamente cambiata e la tua vita adesso è la recitazione? Diciamo che io ho pensato che ho sempre stato un'attrice, ma non l'ho detto. È così, è la mia vita, è così, ma quando parla con altre attrici hanno stato modelli meno famosi, diciamo. E quando la gente ti conosce hanno questa forma, è difficile per loro di cambiare la forma, ma adesso trovo che le cose cambiano molto e che io sono fortunata di lavorare con delle gente interessante, che passano... Che passano tante cose, che vedano e hanno molto immaginazione di darmi ruoli interessanti. Bene, sicuramente ce ne saranno molti altri. Okay.